Allora, vediamo adesso un'altra categoria di doppi bipoli, sempre vedremo lineari statici, che sono i cosiddetti generatori controllati o generatori pilotati, alle volte li trovate definiti così. Sono i doppi bipoli definiti, ce ne sono quattro, definiti dalle caratteristiche delle vaccine. Allora, il primo generatore controllato che vediamo è il generatore di tensione controllato in tensione. Uso questo acronimo, generatore di tensione controllato in tensione, che è rappresentato da queste relazioni. Vi faccio vedere anche il simbolo. Scusate. Doppio bipolo, quindi ha due porte come abbiamo definito prima, e quello che fa questo doppio bipolo è dire che la tensione alla seconda porta è proporzionale alla tensione alla prima porta tramite questa quantità alfa, con la corrente della prima porta pari a zero. Quindi è un generatore di tensione, perché eroga una tensione al secondario V2, controllato in tensione, perché il suo valore dipende a sua volta da un'altra tensione, che è quella al primario. Ok? Allora, vediamo adesso il generatore di corrente controllato in tensione. Questo è un generatore di corrente, perché si impone la corrente alla porta secondaria, controllato in tensione, perché questa corrente dipende dalla tensione alla porta primaria. Ok? Vedete, i simboli ricordano quelli dei generatori, quelli ideali, salvo che invece che un cerchio stiamo parlando di un rombo. Ok? A questo punto abbiamo il generatore di corrente dotato in tensione, e analogamente manca solo il generatore di corrente pilotato in corrente. Questo. Scusate, ho sbagliato. Generatore di corrente pilotato in tensione.
No, scusate, sto facendo una sciocchezza proprio grave. Allora. Scusate, se è possibile riazzerare questa cosa. Okay? Quindi ripetiamo a capo perché ho fatto una parecchia confusione, scusate. Allora, abbiamo fatto il generatore di corrente controllato in tensione. Adesso ho fatto il generatore di corrente controllato in corrente. Okay. Vediamo da qua. Allora. Scusate, ho fatto un pasticcio. Allora. Generatore di corrente controllato in tensione, siamo a posto. Generatore di corrente. Allora. Generatore di tensione controllato in tensione. E siamo a posto. Generatore di corrente controllato in tensione. Adesso generatore di corrente controllato in corrente. Allora, controllare corrente significa che questo è beta controllare corrente, esatto. Ok. E poi rimane il generatore in tensione controllato in corrente. Che mi dice, ok, con 1 uguale 0. V con 2 uguale R con 1 controllato in corrente, va bene. E questo di controllare in corrente, esatto, questo generatore di corrente controllato in corrente, va bene, dovrebbe essere a posto così, spero. Attenzione, questi sono controllati in corrente, vabbè, dovrebbe essere a posto così, ok, scusate, ho fatto un pasticcio. Allora, dicevo, sono quattro tipi di generatori, appunto, controllati, in cui imponiamo tensione e correnti o corrente al secondario, pilotati o controllati da tensioni e correnti al primario. Allora, che cosa possiamo osservare su questi? Allora, osserviamo le seguenti cose. Allora, intanto che queste quantità alfa, beta, gamma, di GR sono quantità dimensionalmente disomogenee, nel senso che alfa, vedete, è un numero puro, perché è il rapporto fra due tensioni, quindi è un numero. Beta altrettanto un numero perché è il rapporto di due correnti, mentre G è dimensionalmente una conduttanza perché è il rapporto fra una tensione, tra una corrente e una tensione, mentre questo R piccolo è dimensionalmente una resistenza perché è il rapporto tra una tensione e una corrente. Quindi sono quantità disomogenee fisicamente. Secondo, è facile vedere che questi doppi dipoli sono attivi perché la potenza assorbita non ha un segno definito, per cui sono doppi dipoli attivi. Terza osservazione, questi doppi dipoli sono lineari perché possono le loro caratteristiche essere sempre messe nella forma matrice per correnti più matrice per tensione uguale termine. Quindi sono doppi bipoli statici, perché le relazioni sono statiche, lineari. Quindi alla fin fine, in un circuito in cui ci siano generatori di tensione, generatori di corrente, resistori lineari, trasformatori ideali e generatori pilotati, se ci sono questi tipi di oggetti nel circuito, il circuito corrispondente che ne viene fuori sarà statico, lineare, perché le caratteristiche saranno sempre la forma matrice per correnti più matrice per vettori uguale termine. Ok? Quello che però vi voglio far osservare è che questi generatori controllati sono sì bipoli attivi, ma la loro caratteristica è omogenea, cioè non c'è un termine noto, come per esempio per i generatori ideali di tensione e di corrente. Non c'è un termine noto, è un legame omogeneo,
Questo vuol dire che quando io vado a applicare la sovrapposizione degli effetti, io devo far agire singolarmente solo i generatori indipendenti, solo i generatori ideali. I generatori controllati non vanno spenti o accesi minimamente, no, perché sono bipoli che hanno una caratteristica omogenea, cioè senza termine noto, e quindi da questo punto di vista si comportano esattamente come i resistori, vengono lasciati inalterati quando applico la sovrapposizione del effetto. È chiaro? Questi oggetti sono molto utili, sono molto utilizzati per rappresentare dispositivi elettronici, tipo i transistori, i MOSFET e così via. Come vedrete, poi chi di voi studierà l'elettronica, questi oggetti verranno utilizzati molto massicciamente in quel contesto. Noi faremo anche degli esercizi su questo, ovviamente. Però sono utilizzati specificamente in quel contesto. Vabbè, io direi a questo punto voglio fare l'esercizio che era rimasto in sospeso da ieri e poi riprendiamoci doppi bipoli la settimana prossima. Ok? L'esercizio che voglio fare, che per noi è un esercizio, come vedremo, non è che dobbiamo inventarci nulla che non sia già stato sviluppato, no? Questo è una legata. È però un esercizio che riguarda una configurazione circuitale molto particolare, che è quella proposta qui. È un cosiddetto un circuito a ponte, come si chiama, in particolare questo si chiama ponte di Wheatstone, in cui abbiamo, vedete, quattro resistori collegati in quel modo, alimentati con quel generatore di tensione, con un amperometro lì messo in mezzo. Allora, il problema che noi ci proponiamo di risolvere in quest'ultima mezz'oretta di lezione è il seguente. Sotto quali condizioni l'amperometro misura una corrente zero? Cioè non c'è corrente che circola qui nell'amperometro. Questa è la corrente I con A che fluisce nell'amperometro e misurato quindi nell'amperometro. Quindi la domanda che mi pongo è: in che condizioni I con A è pari a zero? Quando la corrente che circola l'amperometro è pari a zero, si dice che il ponte è in equilibrio. Questi circuiti a ponte saranno da voi studiati in maniera molto approfondita nei corsi di misure, perché hanno una valenza misuristica molto importante. Daremo qualche cenno quando avremo svolto l'esercizio, però insomma poi li riprenderete lì. Allora, come affrontiamo questo problema? Allora, lo affrontiamo in questo modo. Diamo un equivalente di Thevenin, considerando come bipolo N', quello dell'enunciato del teorema, proprio l'amperometro. Tutto il resto sarà il bipolo N. Quindi alla fine arriverò a questa situazione.
Ferrari. Questo è l'amperone. Ok, quindi per calcolare con A, seguendo i dettami del teorema di Thevenin, do un equivalente Thevenin di tutto ciò che è, diciamo, ai morsetti CD, per capirci. Ok? Chiaro per tutti? Quindi il mio obiettivo è arrivare qui e poi trovare le condizioni per cui con A è pari a zero. Allora. Dobbiamo trovare prima cosa il R equivalente e poi il V equivalente. Allora, troviamo il R equivalente. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, vi ricordate, rendere passiva la rete e trovare il rapporto fra tensione e corrente ai morsetti CD alimentando con un generatore di corrente e valutando la tensione. Allora, facciamo questa operazione. Quindi, questo è il morsetto CD, questo lo chiamate CB, scusate, CB, non D, B, CB, A, R1, Rx, R2, R3. Allora io che devo fare? Devo rendere passiva la rete, quindi devo cortocircuitare il generatore di tensione. Ci metto un bel cortocircuito e poi devo alimentare con un generatore di corrente I cappello e valutare la tensione di cappello. Trovate? Sto applicando il teorema di Thevenin, nulla più. Benissimo. Allora, che cosa posso fare? Provo a ridisegnare questo circuito in maniera equivalente, topologicamente equivalente, per semplificarci un po' la vita. Questo è il cappello. Questi sono i morsetti C, V, ok? Allora, fra C, allora chiamo questo A, fra C ed A c'è R1, poi qua ci metto D, fra C e D c'è R con X, ok? Poi, fra D e B c'è R3, fra A e B c'è R2, e poi fra A e D c'è un cortocircuito, così, questo è R2. Ok? Ho ridisegnato in termini topologicamente identici lo stesso circuito, vi trovate? Le connessioni sono esattamente le stesse, non ho cambiato nulla, quindi è lo stesso circuito di prima. Se applicassi leggi di Kirchhoff troverei esattamente la stessa cosa. Perfetto. A questo punto riuscite a vedere serie e paralleli? Sono collegati in parallelo perché quando guardo questa maglia, vedete? Qui c'è un cortocircuito e quindi la tensione su R1 e la tensione su Rx sono uguali. Quindi R1 e Rx sono in parallelo. La stessa cosa R2 ed R3. Quindi potrò riscrivere questo circuito in questi termini. Questo lo chiamo RP1 pari a R1 Rx diviso R1 più Rx. Questo è il nodo C, questo è il nodo A e D che coincidono, che fatti collassare col cortocircuito, e poi qui ci metto RP2 uguale a R2 R3 diviso R2 più R3. Questo è il cappello, questo è il bicappello e questo è il punto B. Ok? Vi trovate? Beh, a questo punto che cosa posso dire? RP1 e RP2 come sono collegati? Sono a questo punto collegati in serie, quindi li posso andare a sommare, o meglio, inglobare in un unico resistore la cui resistenza è pari alla somma dei valori, e ottenere così la resistenza equivalente. Quindi la resistenza equivalente, eccolo qua,
pari alla somma di quei due valori. Quindi abbiamo R1, Rx diviso R1, Rx più R2, R3 diviso R2 più R3. Ok, trovate? Adesso dobbiamo trovare B equivalente. Allora, posso cancellare questo calcolo? Tutto chiaro per tutti? Bene. Allora, adesso devo calcolare B equivalente. Devo quindi trovare la tensione a vuoto fra i morsetti A, C e B. Ok? Allora, facciamolo. Disegno il circuito. Questo è il CD. A, B. È grande. Bene, devo trovare questa tensione a vuoto fra i morsetti C e B, quello che ho chiamato B e Q nel disegno infibulo, ok? Devo risolvere questo circuito, posso farlo come voglio, con i bastitori, posso farlo con le G-Kiff. Per esempio possiamo applicare il metodo dei potenziali nodali, giusto per spalirci un po'. Provate a farlo con altre tecniche però. Allora, in che cosa consiste il metodo dei potenziali nodali? Vi ricordate, dobbiamo fare... imporre la legge di Kirchhoff alle correnti su tre nodi, tre perché sono quattro in totale, n-1, no? Supponiamo di considerare questo come riferimento ai potenziali, quindi come nodo su cui non imponiamo la legge di Kirchhoff alle correnti, quindi dobbiamo usare i nodi A, B e C, d'accordo? Allora, al nodo A che cosa scriveremo? Voglio orientare una... chiamo questa I con E, questa cosa, quindi scriverò meno I con E, questo è il nodo A. Meno I con E. Poi più questa corrente qui, ok? Che si scrive E con A meno I con B diviso R2. Più questa corrente qui, che si scrive E con A meno I con C diviso R1 uguale 0. Ok? Nodo B abbiamo meno questa corrente, quindi abbiamo meno E con A meno E con B su R2 più questa corrente uguale 0, quindi più E con B meno, vabbè, E con B è pari a 0, quindi non lo scrivo proprio, E con B diviso R3 uguale 0. Ok, e poi rimane il nodo C, controllate che non faccio errori, ragazzi, mi raccomando. E con C allora si scrive meno questa corrente, quindi abbiamo meno E con A meno E con C diviso R con 1 più questa corrente qui, più E con C diviso R con X uguale 0. Vedete, coerentemente con quello che vi ho detto ieri in generale, io ho lasciato la corrente nel generatore di tensione come ulteriore incognita, perché non la posso esprimere in termini della tensione, quello che dicevamo ieri, no? Quindi devo aggiungere un'ulteriore condizione, un'ulteriore equazione, che appunto tiene conto della caratteristica del generatore di tensione, la quale mi impone semplicemente E con A uguale E grande, se ci pensate. Il generatore di tensione mi impone che la tensione fra A e B sia pari a grande e quindi che il potenziale di A rispetto a D sia pari a grande. Quindi queste sono le quattro equazioni nelle quattro incognite, che sono E con A, E con B, E con C e I con E. Queste sono le quattro equazioni, le quattro incognite. Sono i tre potenziali di nodo più
la corrente nel lato non controllato in tensione. Ce n'è uno solo, no? Quindi esattamente quello che abbiamo visto anche lì. Mi state seguendo tutti quanti? Benissimo. Allora, a questo punto io combino queste tre equazioni e scriverò. Da qui trovo che i convinti e moltiplico 1 su R2 più 1 su R3 uguale, e con A su R2 porto all'altra parte, ma con A è pari a E, quindi E su R2. E con C, la seconda abbiamo, e con C che moltiplica 1 su R1 più 1 su R di X uguale, porto con A dall'altra parte, e grande su R con 1. D'accordo? Mi trovate? Ho fatto errori? Ok. Continuo sull'altra lavagna. Quindi ho E con B. Allora scriverò R2, R3, diviso R2 più R3. Faccio qua il mio ultimo invetto. Per E diviso R2, ovvero R3 diviso R2 più R3 per E grande. Ok? E con C uguale, da qui adesso faccio la stessa operazione, quindi R1 Rx diviso R1 più Rx per E diviso R1, ovvero Rx diviso R1 più Rx per E. Ci siamo? A questo punto la tensione biequivalente che io voglio trovare, a che cosa è uguale? È uguale ai concime e ai combi, vedete la tensione fra questi due corsetti, e quindi è pari al potenziale di questo meno il potenziale di questo, cioè la tensione uguale a differenza di potenziale nell'ipotesi di concime. Quindi devo fare E con C meno E con B, ossia allora vedi Rx su R1 più Rx meno R3 su R2 più R3, il tutto che moltiplica è grande. Devo controllare di trovarmi Rx. Vado avanti, qui troverò R1 più Rx che moltiplica R2 più R3, moltiplica è grande, sopra che cosa ho? Allora faccio i prodotti, quindi ho Rx R2 più Rx R3 meno, adesso faccio questo, R1 R3 meno Rx R3. Okay. Ovvero ancora, allora, qui posso semplificare qualcosa, questo e questo posso semplificare, quindi rimane Rx R2 meno R1 R3 diviso R1 più Rx R2 più R3, il tutto è moltiplicato. Ok? Allora lo ricopio sull'altra lavagna, così parliamo tutto il quadro insieme. Ricopio lo stesso risultato, di EQ uguale Rx R2 meno R1 R3 diviso R1 più Rx R2 più Va bene, allora a questo punto siamo arrivati praticamente. Allora posso cancellare qui? Tutto chiaro? Allora, c'è.
procediamo. Allora, quanto vale la corrente con A in questa situazione? Allora, se noi supponiamo che l'amperometro R con A sia rappresentato da una resistenza R con A, che sappiamo dover essere piccolissima, tendente a zero nel caso ideale, come abbiamo visto l'altro giorno, allora noi abbiamo che la corrente con A è pari a V equivalente diviso R equivalente più questa resistenza R con A dell'amperometro. Ho questo semplice circuito in cui la resistenza R equivalente e la resistenza dell'amperometro, che chiamo R con A, sono collegati in serie, quindi le vado a sommare e la corrente che circola è pari alla tensione complessiva diviso la resistenza complessiva. Ok? Chiaro per tutti come si arriva qua? Bene, a questo punto noi vogliamo trovare la situazione in cui con A è pari a 0. Ma quando è che ciò avviene? Avviene quando, R equivalente più R con A è una quantità intrinsecamente positiva, quindi c'è poco da dire. Questo avviene quando V equivalente è pari a 0. Quindi la corrente è nulla quando la tensione V equivalente è pari a 0. Ovvero, poiché V equivalente a questa espressione, quando il numeratore sia nullo, il denominatore supponiamo sia diciamo, strettamente positivo, la quantità E si immagina diversa da zero, quindi per annullare V equivalente dobbiamo annullare questo numeratore qua. Ovvero, R con X per R2 uguale R1 R2. Questa è la condizione di equilibrio del ponte in questione, cioè la situazione in cui la corrente che circola l'amperometro è pari a zero. Questa relazione, e quindi questo circuito, può essere utilizzato, e lo utilizzerete nei corsi opportuni, per misurare un valore incognito di resistenza. Non a caso io una di queste resistenze l'ho chiamata R con X. Supponiamo che quello sia un valore di resistenza incognito che voglio misurare. Supponiamo di avere quindi questa resistenza R con X da voler misurare e altre tre resistenze R1, R2 e R3 che siano note, di cui una almeno variabile a mio piacimento. Esistono queste resistenze variabili che si possono impostare in maniera, diciamo, a piacere in un certo senso. Immaginiamo sia per esempio R1. Allora, che cosa si fa? Si costruisce il ponte e si modifica la resistenza variabile fino a quando il ponte non risulta essere in equilibrio. Quando si è in equilibrio, allora vale questa relazione e sappiamo che R con X è pari a R1 per R3 diviso R2. Quindi noti che siano i valori delle resistenze R1, R3 e R2, posso inferire, quindi misurare, qual è il valore dell'incognita della resistenza incognita R con X. Ok? Ripeto, poi qui c'è tutto un mondo dietro riguardo ai problemi di misura che si propongono per effettivamente poi realizzare questi circuiti, e su questo chiaramente lavorerete nei corsi appositi di misure. Tuttavia, come vedete, già a questo livello noi possiamo capire qual è, diciamo, il principio di funzionamento di questi schemi a ponte. Ok? Per noi è un esercizio, abbiamo applicato quello che sappiamo sul Thevenin, abbiamo trovato questo. Va bene.